Mister, tocca commentare una sconfitta che le occasioni hanno detto essere immeritata, però è un po' il secondo tempo di un film che riprende con un copione simile, una squadra che arriva con facilità, crea, gioca molto bene, ma non ha feeling col gol. Credo che, sì, siccome ce lo stiamo dicendo tante volte, non credo che rimanere nella nostra metà campo sia la soluzione giusta. Proviamo a essere propositivi, proviamo a continuare, proviamo ad andare in cerca dell'episodio giusto che ci faccia cambiare in positivo. Questa sera abbiamo concesso pochissimo al Torino e veniamo fuori con 0 punti e veniamo fuori anche con probabilmente un infortunio particolarmente pesante. Eh sì, l'altra domanda era proprio questa sulla situazione di Mandragora, che è un giocatore che è sempre stato uno dei perni di questa squadra e che però dà sensazioni non positive, no? È chiaro che bisognerà attendere gli esami strumentali, però non era molto incoraggiante, diciamo così, la situazione. Adesso vedremo, auguriamoci che la prima impressione sia sbagliata e che sia meno del previsto. Come si torna a casa, come lavorerà magari anche sul morale dei giocatori, perché io credo che da un punto di vista anche non solo di concetti di gioco ma anche di gamba, soprattutto nel primo tempo, la squadra abbia risposto presente, come ce l'ha detto anche lei alla vigilia, di un gruppo che era in crescita e che lavorava bene. È un gruppo che è in crescita e che ha lavorato bene, è un gruppo che ha perso questa partita in questo modo ed è un gruppo che affronta adesso Atalanta e Roma, che sono due partite molto diverse, con degli avversari molto forti, che si deve preparare al meglio per tenere il campo contro queste due squadre. L'ultima, subito in campo con l'Atalanta, anche con un altro fardello, l'assenza di De Paul, che sarà squalificato. Sapevamo che ci sarebbero state queste situazioni, è capitato adesso e affrontiamo le cose a testa alta.